maledetta! Maledettissima! Ti odio! Ti odio! Ti odio! Che disastro! Sono un disastro! È tutto un disastro! Un inutile disastro! Che schifezza, Rosa? Quando da ragazzina immaginavi la tua vita a 35 anni, non la pensavi di certo così? Immaginavi la tua bella casetta, la tua famiglia, le gite domenicali fuori porta, insomma, tutte quelle belle cose che ti mettono in testa fin da ragazzina. E invece no, vuoi fare l'alternativa, rinneghi tutto. E così ti trovi a 35 anni a dover fare i conti con la vita da sola, con tutti che ti fanno notare che ormai sei vecchia e che dovresti darti da fare. Pronto? Buongiorno signora, sono Mirella di Fattoria Bella Mia che tutte le rughe si porta via. Le posso rubare solo un minuto? No, guardi, non è il momento. Ogni momento è buono per prendersi cura del proprio aspetto e del proprio corpo. Mi prende in giro per caso? Non le interesserebbe ricevere a casa sua un trattamento completo per 6 mesi di creme per la cura? No, guardi! Si tratta del miglior assortimento di sali e fanghi. Scelti appositamente per lei. Che tipo di pelle ha, signora? Io non ho pelle. Senta lei, io non ho pelle. Ho le squame io. Sì, ho le squame. E adesso mi lasci in pace. Non ce la faccio più. Sei stanca, mi hanno detto. È meglio che prendi un periodo di ferie, che ti riposi e fai la casalinga. Riposare? Ma come si fa? Letti, pulizie, bucato. Per non parlare degli imprevisti, poi. Organizza la cena per i colleghi, vai a fare la spesa, il cambio dell'armadio. Guarda, guarda come sono ridotta. E poi c'è sempre qualcosa che si rompe. E come se non bastasse, ti vengono a chiedere: lei che tipo di pelle ha? No, adesso basta, Pronto? Buongiorno, signora. Stiamo promuovendo un corso di computer? No, questa no, Perché, scusi? Senta lei, io il computer lo so usare benissimo. Lo uso tutti i giorni in ufficio. Ma signora... Solo che ora sono a casa perché devo riposarmi. Esaurimento da super lavoro, ha detto il dottore. Ma qui è peggio che andare a lavorare. Ero meno stressata quando andavo al lavoro. Ma... Ne va, ne va. Un corso per computer è proprio l'ultima cosa che mi serve in questo momento. Arrivederci. Nessuno. È possibile che quando ci sia bisogno di un tecnico non si trovi mai a... Speriamo che non ci metta l'eternità. Speriamo bene.
ricorrere all'uso del telepass sui carrelli della spesa per evitare le code alla cassa del supermercato. Il supermercato? È un nuovo dispositivo che è applicato sui carrelli. In base al peso della spesa, determinata mediante tabelle specifiche, esegue rapidamente un calcolo forfettario che le consente di accelerare l'operazione di cassa depositando tutto sul suo conto corrente. No, ferma tutto. Non mi interessa di nulla. Sono a casa perché devo riposarmi, ma è da stamattina che il telefono non fa che suonare per questioni inutili. Ho la casa sotto sopra, non riesco a fare nulla, mi sta colando la crema dalla faccia, sono un disastro, la lavatrice rotta e la casa allagata. Ma io cosa c'entro, scusa? C'entra, che ho bisogno che mi lasci la linea libera perché sto aspettando che mi chiami il tecnico. Arrivederci. Lei
mi capisce o se parlando normalmente ci intendiamo lo stesso. La capisco. Per un momento ho avuto qualche dubbio. Che continuiamo a parlare. Beh, almeno è capace di fare il suo lavoro. Ma sì, certo, ma lei offende. Va bene, venga di là, allora, non le faccio perdere altro tempo. Senti, signora. Cosa c'è ancora? Le devo dire una cosa. Aiuto, Rosa, aiutami. È un bruto. Vieni subito. Guarda, ma che succede? È un animale. Stava per mettermi le mani addosso, poi ha gettato tutto sotto sopra e si è messo a strillare come un indemoniato. Ma chi? Marco. Abbiamo litigato di nuovo, no? Ma questa volta è proprio infuriato. Poi Marco mi si è litigato? Sì, vabbè, non c'è da immaginarselo con quel carattere che si ritrova. E la ragione? La ragione? Il solito motivo. Sai quanto è possessivo, no? Se mi metto qualcosa di troppo vistoso, dice che mi metto in mostra. Io. E se poi quando, non so, per strada incontro qualcuno che mi saluta, io giustamente il cambio. Dice che do troppa confidenza, ma ti sembra? E se poi mi metto giusto un filo di trucco, e se torno con un po' di ritardo a casa, ah no, parte l'interrogatorio, tutte le volte una scenata di quelle che neanche ti immagini. Aiuto, non sai che paura. Sei proprio fortunata tu ad essere single. Capirai, fortuna. No, credimi, è una grande fortuna. Almeno non hai nessuno che ti fa osservazioni per questo o per quello. Certo che se però anche tu curassi un pochettino di più il tuo aspetto. Beh, perché cos'ha il mio aspetto che non va? Ma io non mi farei mai vedere in giro conciata in questo modo. Ma questa è la casa mia. Sì, già. Lui chi è? È il tecnico della lavatrice. Ma lo ricevi così? Ma come dovrei riceverlo? Ah, e poi ti lamenti che sei ancora una zitella. Si vede che hai un sacco di cose da imparare. E vorresti insegnarmele tu? Ah, lascia perdere. Scusi lei. Ci uscirebbe con una donna acconciata così? Che cosa devo dire? Ci uscirebbe o no? Ma che c'entra? Ma anche tu quando Marco non ti vedi ci congi in questo modo, no? Ma appunto, quando Marco non mi vede. Senti, è da stamattina che affronto un disastro dietro l'altro e non ho certo avuto il tempo di mettermi in gingheri io. Perché? Cos'è che è successo? Si è rotta la lavatrice e ha allagato il bagno. E quel tecnico? No. Sì, sì o no? Ma certo che il tecnico l'ho chiamato io. Ma vestito così? Cosa è vestito? Il vestito oggi si usa così, no? Che mi sembra un assicuratore. Un assicuratore? Ma comunque è interessante, ma potresti almeno presentarci, no? Non lo conosco. Molto mi piace. Sandra Callo. Bruno Calesse, il piacere è mio. Come? Non è prestante? Ci siamo. Lei non è prestante. Ma che domanda è di fare? Ma si vede benissimo che è prestante. Ma se mi ha detto di chiamarsi Calesse. Ma cosa c'entra il mio cognome? Non posso essere prestante anche se mi chiamo Calesse. Non importa. Io ho chiamato il tecnico prestante. Ho capito. Ma la lavatrice la deve riparare qui e al massimo la deve portare via, forse usa l'ascensore, no? Ah! A meno che tu non abbia tre intenzioni, mia cara. Ma che intenzioni vuoi che abbia ridotta in questo stato? Ah, meno male che lo ammetti che sei uno schifo, Senti, vabbè, lasciamo perdere, Ho capito. Sarà un suo socio. No, vabbè, ma mi posso per fare una cosa di poco? Sì, sai che io sono alcolici. No, grazie, sono qui per lavoro, in servizio non bevo mai. Sì, molto bene. Ma non mi sembra un po' troppo per un tecnico riparatore? Per vedere in confidenza, io. Shh, io lo so, io ho capito benissimo che ho un biglietto di rosa. Rosa! Rosa! Apri subito! Lo so che salta lì! Apri subito, sfondo la porta! Non mi posso fare qui, Marco, ti prego, passate, che cosa hai combinato? Non te lo posso dire adesso, ti prego, non mi posso trovare. Va bene, dai, vai di là, su, dai, vai.
Com'è che ci hai messo così tanto da qui, eh? Ero di là col tempo. Di? Lui. Lui? Lei chi? Tu dove ci riconciate così? Uffa! E lui è il tecnico? Sì. Vestito così? Sai il mio vestito che non va. Ma lei è un piazzista. Ma perché un piazzista? Come la cravatta che non va? Senti Marco, di quello che di quel bisogno e poi facile che abbiamo da fare. Da fare? Sì. Avete da fare, eh? Certamente. Tu e il tecnico avete da fare. Ho capito anche cosa avete da fare. E voi? Entrate nelle case quando non ci sono i mariti. Poi gli ascamorti, loro vi accolgono, ci stanno. Ma voi ne approfittate, certo. Lo so io che cosa li farei a voi. Ma non è il mio caso. E poi si è fermato, tu che cosa ne sai? Ne so quanto basta. Ui. E poi la colpa è anche di voi donne. Ma cosa vorresti dire con noi donne? Voi donne. Perché non vi fate mai scappare un'occasione, che sia all'altare, l'idraulico, tecnico qualsiasi. Però voi vi lamentate che nessuno vi vuole, certo. Ma piuttosto che uno come te, scusi, io non sono un tecnico qualsiasi. Sì, bellino, mi guardi, non c'è bisogno che si faccia tante precisazioni, capito benissimo, ok? Non mi sbaglio, è inutile che cerchiate di farmi cambiare idea voi due. Tanto vi ho conti con le mani nel sacco. No, nella lavatrice. No, anche tu, se vuoi avere un amante, cerca di inventare una scusa un po' più plausibile di questa. Ma scusa, non capisco più proprio come te, cosa vuol dire? Ma tu credi che un giorno da quella porta arriva un principe con il suo cavallo e ti porta nel castello a guardare? Ma ti sei guardato? C'è un altro fenomeno qui? Ma scusi, è tra uomini. Ma lei? Non mi dirà che una donna così la regge? Io li faccio mi accorgo. Comunque... De gustibus non ti sbuttando, ok? Ti sbuttando, caso Marco? Ma io cosa c'entro in tutto questo, mi scusi? Marco, con il tuo carattere tu faresti impazzire anche una santa. Io farei impazzire una santa? Sì, tu sei rozzo, possessivo, maschilista e cafone! Ma sentitela, la donna che non riesce a far durare una relazione più di 2 settimane. Ma te lo sei mai chiesto perché? Stronzo! Ma stai zitta! Muovi la lingua, solo per dare un po' di aria, non sai neanche quello che dici, ok? Senti Marco, che cosa sei venuto a fare qui? Ecco, appunto, dov'è lei? Lei chi? Mia moglie. Sandra? Senti tesoro, non sto neanche bene oggi, eh? E quindi ho meno pazienza del solito, e io di pazienza non ne ho! Sandra, sì, mia moglie, non sono né bigamo né tanto meno musulmano, e la conosci benissimo anche tu. E adesso mi dici dove l'hai nascosta. Non l'ho mai vista oggi. No, questo è impossibile. Può essere venuta soltanto qui. Le ho requisito le chiavi della macchina. E lei non è abituata a camminare tanto, a meno che non ci siano un centinaio di vetrine da guardare per spendere i soldi. Va via in cucina. Sandra! E poi è uscita con i tacchi. Dopo che sia andata, non è uscita dal palazzo, ho chiesto al portiere. Se mica la sua migliore amica, eh? Sicuramente è venuta qui a chiedere asilo e organizzare un bel complotto alle mie spalle. Marco, ma come ti permetti? Mi permetto di dire quello che voglio, ok? Perché ne sono in diritto. Senti Marco, nessuno ti dà diritto di venire qui a casa mia a trattarmi in questa maniera. Dove vai? Voglio vedere dove l'hai nascosta, va bene? Chi? Sandra, chi se no, eh? Ti ho detto che qui non c'è. Va bene, voglio vedere con i miei occhi, ok? Non ti fidi di me? No, non mi fido di te. Oh, grazie, a buon rendere. Ma figurati, guarda, anzi, non ti disturbare a accompagnarmi. Vado da solo. Non andare di là. E perché non devo andare di là? Ma spostati, va. Sandra, vieni fuori. Sandrina, amore, vieni fuori. Giuro che non ti faccio niente. Di là non c'è nessuno. E poi c'è tutto il pavimento bagnato. Te l'ho detto, si è rotta la lavatrice e ha allagato il bagno. E dovresti fargli causa. A chi? A chi? Il costruttore dietro da me. Sono tutti uguali, tutti dei ladri. Appena scade la garanzia, siamo per pezzettino. Pezzettino stupido, fragile, nascosto, invisibile.
ma fondamentale per il funzionamento di tutto l'elettrodomestico. Ma guardi, a me è successo. Mi è successo con il frigorifero, con il ferro da stiro, appena scaduta la garanzia, tutto il terzettino, e cambiarlo costa come tutto l'elettrodomestico. Ma fagli causa, dovresti fargli causa. Certo, ma col tuo stile. E la ripara la... Perché no? Credi che non ne sia capace? Per quanto mi interessa, non lo metto in dubbio. Dai, senti Marco, adesso hai visto tutto, se vuoi la strada la conosci, quella. Sì, adesso me ne vado. In ogni caso, quando vedi Sandra e la vedi, le dici per favore che la sto cercando, ok? Va bene. Va bene. Okay. Senti, perché se n'è andata? Cose sue. Non è che io hai fatto qualcosa? Io? Lei piuttosto. Che cosa potrei aver fatto io, me lo dici? Cosa è? Tu sei un angioletto disceso dal cielo, vero? Non ho detto questo, comunque stavolta lei me l'ha combinato piuttosto grosso. Sì, avrà esagerato con un po' di farde e tu, come al solito, hai perso tutte le staffe. Guarda, faccio finta di non averti sentito, ok? Certo, perché non sai che parole trovare, altrimenti potresti arrampicarti sugli specchi. Ma quale specchio? Quale specchio? Non mi arrampico da nessuna parte io, perché non ho fatto niente di male, ok? Vabbè, se non sei stato tu, allora sarà stato qualcun altro. Scusa, che cosa stai insinuando? No, non sto insinuando nulla, ma potresti averlo offeso, che so... Che sai? No, niente. Ecco, allora vediti stai bella zittina, tesoro mio, ok? Quello che è successo fra me e mia moglie, ho fatto privato tra noi due. Non riguarda né te né tantomeno coso qui il tuo amico qui presente. Non è mio amico! Beh, quello che è, ok? In ogni caso, se vedi Sandra... Sì, ho capito. Dico che la stai cercando. Brava. No, anzi, fai una bella cosa, chiamami. Io adesso vado a cercarla per il resto del palazzo. Sì. E se tu fossi una sua amica, come dici, ti preoccuperesti come meglio, ok? Sarei più preoccupata se tu la trovassi. Non ti rispondo, nemmeno. Hai capito? Sì. Se la trovo, ti chiamo. Forse. Scordatelo. Sandra! Dove sei? Sandra! È andato? Sì, ma era più arrabbiato del solito e temevo che ti scoprisse, ma sapevi che cosa hai combinato? Nulla, mi sono nascosta sotto al letto. Ma ti sei sfogliata tutta la bottiglia? Certo, dovevo farmi coraggio, no? Poi dicono che la vita della casalinga sia riposante e monotona. Senta lei, quello funziona bene ed è ancora in garanzia. Se e quando si romperà sarà mia premura a chiamarla. E adesso andiamo a vedere la lavatrice, per favore. Senta, signora, io le dimostro che mi dico una cosa. Aspetti, aspetti! Anche io le devo dire una cosa, prima. E è vero che voi siete tutti dei grandi donna volte. Lei lo sa quello che si dicono sul vostro conto, no? Ma quale conto? Su, quello degli idraulici. Ma io non sono un idraulico. Senti, Sandra, lascia stare il signore, altrimenti non finisce più il suo lavoro. Perché, scusa, è tuo? Sei ubriaca, che esagerata che sei. E comunque, io non lo mangio mica. E poi lui sarà capace di difendersi da solo se vuole, giusto? Lei è capace di difendersi da solo? Non avrà per caso paura di me? Ma no, crediamo, è certo che sono capace di difendermi da solo. Visto? E comunque, io volevo soltanto sapere se anche lui ha delle qualità da scoprire. Perché io? Perché io ho conosciuto un marco di fuoco? Oddio, ma se non mi lasciano la si per nessuno, non può metterla sul divano. Forse sarebbe il caso di farle bere del caffè, a cena ci sono sempre. Forse, ma... Senta, rimanga qui un attimo, poi andiamo a vedere la lavatrice. Io lo so che non si può fermare tutta la giornata, ma vedi che disastro mi trova. Io adesso vado a preparare del caffè e poi magari gliene offro un po'. Grazie, ma il caffè mi rende nervoso. Mai. Oddio. Direi che non ho voluto studiare medicina perché certe situazioni mi impressionano e quando vedo una goccia di sangue mi sento mancare. Anche adesso mi tremano le gambe. Oh,
Senti, io che credevo che non ci sono a che fare con i libri e le leggi. Aveva ragione mio padre quando mi diceva che il mio era un modo pericoloso, pieno di imprevisti. Senti, che sfortuna! Signorina, si riprende. Signorina, non faccio così. Forse sarebbe il caso anche di chiamare il dottore, eh? Insomma, senta, le devo assolutamente dire una cosa, io... Pronto, dottor Griseldi, buongiorno, mi dica. Buongiorno, sono Rosa Minelli, ho un problema. Senta signora, potrebbe richiamarmi fra qualche minuto? Sto andando, anzi facciamo fra una mezz'ora, sto andando a fare una visita a domicilio. Ma è urgente! Se è urgente chiami in ambulanza. Ma non posso, ma che c'è ancora? Ma che succede? Ma no, scusi dottore, non ce l'ho con lei, urlavo la porta. Ma si sente bene? Che cosa c'entra la porta? Ma no, non ce l'ho con la porta, vai ad aprire lei per favore. Io? Da qui? Ma le fai il caso? Senta signora, io ho da fare, ci sentiamo più tardi. Oh no, la prego, no. Chieda chi è prima di aprire. Signora, ci sentiamo più tardi, ho da fare. Sono via. La prego, faccia veloce. Sì, farò il possibile, a più tardi. Grazie dottore, grazie. Io ti ho il caffè. Buongiorno. Ma chi è? Non ho mai visto da queste parti. È un collega della signora Rosa. E lei dov'è? È a casa. Ah, meno male che viva. Ero passata per dirle... Si è sentita male? Sì, ha avuto un capogiro. Mi aiuti a metterla sul divano. Ah, poverina. Qualche brutto stretto. Ah, allora lei è un medico corrotto. Al giorno d'oggi sono tutti corrotti. Tutti? Nessuno escluso, tra i dipendenti dello Stato, per esempio. Cos'ha contro i dipendenti dello Stato? Sono tutti corrotti. Non gli basta avere uno stipendio onesto, no? Appena possono ne approfittano e rubano. Rubano tutto e riciclano. Cominciano con i piccoli furti, penne a sera, fogli di carta. Poi passano a quelli più sostanziosi, computer, stampanti, fotocopiatrici, buoni pasto, e la legge non li punisce mai. Riescono sempre a farla franca. Prendo ad esempio dei nostri governanti. Ma cosa c'entrano i governanti? C'entrano, non li legge i giornali. Mi pare un po' eccessivo. Mi pare eccessivo leggere i giornali? No, mi pare eccessivo tutto questo. E lo è infatti. Al giorno d'oggi è tutto un gran pasticcio, caro mio. Carabinieri che fanno benzinai, benzinai che fanno carabinieri, poliziotti che vendono auto rubate, attori che fanno i presidenti, presidenti che fanno i burattini, per non parlare dei medici che fanno i buffoni, o gli elettricisti, o gli idraulici. In questo passo chissà dove andremo a finire. Il signore è il tecnico della lavatrice. Ah, davvero? Ah, non si direbbe. Vestito così sembra un medico. Di quelle che ho sentito oggi, questa è la più peggio. E per la signora l'avete chiamata? Sì, sarà arrivando. E adesso, se ci vuole scusare, come vedi abbiamo un pochino da fare. Avete provato con un goccio di cognac? Dicono che in questi casi è più. Sì, dilata le arterie, pulisce le cellule neuroni, per alcolici. Ma è saturazione. Ma una malattia non permette di bere alcolici, almeno per il momento. Ma normalmente beve. Non più di tanto, è quasi completamente astenuta. Ah, allora non può essere una cosa grave. Insomma. Ecco, mi fa sapere queste cose lei, se non è un medico? Beh, io mi documento. Bravo. Allora, sapete dirmi perché la sera mi gira sempre il polso? Il cubo dell'ozono. È diventata la scusa per tutto. Per le righe che cadono, per la pioggia.
signore, per favore, non siete volgare. Ma quale volgare, volgare? Senta, signora, come vedi, qui è tutto sotto controllo. Fra poco arriverà il dottore e vedrà che la signorina sarà meglio. Quando starà bene, vi va bene da di sopra a salutare. E adesso, se lo vuole scusare... Un momento, quasi mi fa perdere il filo. Ero passata per dire una cosa importante. E da un'ora che cerco di telefonarle, ha sempre il telefono occupato. Ed è venuta fin qui per dirmi che ho il telefono staccato? Beh, poteva anche risparmiarselo, perché l'ho staccato io. L'ha staccato lei? Sì, ma è una lunga storia e adesso non ho tempo di raccontargliela. E se ci fosse un'emergenza, come si fa, eh? Come si fa cosa? A contattarla! Ma quale emergenza vuole che ci sia ancora? Beh, io per esempio volevo telefonarle per dirle che c'è qualcosa che non va a casa sua. Ma anche lei se ne accorge, eh? E tutto sotto controllo? Già! Guardavo il soffitto di casa mia e siccome non ci vedo bene, mi sembrava di vedere una macchia scura. Allora mi sono detta, vuoi vedere che la mia cataratta è peggiorata? Sa, io ho fatto anche la laser terapia, 10 sedute ho fatto, ma non ho trovato un gran miglioramento. E dire che me l'aveva consigliata quel dottore tanto bravo, come si chiama? Signora! No, signore, un altro, uno famoso! Beh, comunque, se mi dovesse capitare, ci pensi bene prima di farla. D'accordo, ci penserò. Ma cosa c'entra la cataratta adesso? C'entra, c'entra! Signore, però io ti devo dirvi una cosa. Ecco, ha sentito, signore? Ecco, stavo dicendo della macchia sul soffitto. Mi avvicino per guardarla meglio e... Vi ricordate quel film in cui lei muore nella vasca? Nella doccia? No, quello è un altro psico, uno famoso, in cui lei muore nella doccia e l'assassino è il gestore del motel. Ecco, così se volevo vederlo ho rovinato il piano. No, non importa, può vederlo lo stesso, io l'ho visto almeno 7 volte, però dalla prima volta che l'ho visto non ho più fatto la doccia. Certamente! Basta! Basta! Non ne posso più! Adesso se ne vada via, per cortesia! Ci parlerà tutte delle sue pellicole la prossima volta! Non si scavi così che le sale la pressione! Ce l'ho già alta! Ce l'ho altissima! E se non se ne va via di qui, mi scoppierà la testa! Mi lasci finire che... Basta! Lasci finire per cosa è impossibile. Sì, non è impossibile. Si vede che è una brava persona. E va bene, finisca. Nel film che dicevo io non c'entra la doccia. Lei muore puntellata nella vasca. Pure la vasca adesso! Calma, sia calma. Lei muore nella vasca con l'acqua aperta e si allaga tutto l'appartamento. Il telefono suona sempre occupato e da sotto si vede una macchia nera sul soffitto, proprio come quella che stavo vedendo io nel mio appartamento. Allora mi sono detta che doveva essere successo qualcosa. Perché? Per l'acqua! Quale acqua? Quella che piove dal soffitto di casa mia. Le piove l'acqua dal soffitto? Ma ci mancava solo questo, ma non poteva dirmelo prima? Sì, mi sono distratta quando ho visto la signora. E vabbè, comunque adesso ho chiuso il rubinetto e vedrà che non c'era nulla. Allora qui non è successo nessun delitto. Che cosa gli non fa pensare? Niente. A parte la signora sul divano, vedo che stanno tutti bene. Aspettando. Però non si prende. E insista. Che bel processo, non mi sono persa neanche
pazza. Però questa volta niente detto e niente intervista. Peccato. Se non è morto nessuno nella vasca da bagno, allora che cosa è successo? Si è rotta la lavatrice. Ah, era vecchia? Chi? Cosa? Come? Non chi o come, cosa? Senta signora, io non ho tempo per i giochi di parole adesso. Le ho chiesto se era vecchia riferendomi alla lavatrice, quindi cosa e non chi o come. Non era vecchia. Sono scaduta la garanzia. Accidenti, ma voi succede sempre così, eh? A me, quando è scaduta la garanzia, si sono combinate tutte le lampadine al neon. Si è rotta la radio, la televisione e il tostapane. Una vera epidemia. Forse per la lavatrice non serve in caso di chiamasse qualcuno, no? L'ha chiamato qualcuno. Il signore è qui per questo. Un momento, lasciatemi spiegare. Ma era il medico. No, è il tecnico. Il tecnico? È venuto per la lavatrice. Vestito così? Ma vestito! Non ri- Ed è la signora, l'avete chiamata? Sì, l'abbiamo chiamato. Sta per arrivare. Poverina, forse bisognerebbe metterla sul divano. Starebbe più comoda. Ah, lei ha detto che è un idraulico. No. E pure specie? Non sono un idraulico. Oh, madonna, che pignolo. Va bene, non è un idraulico. Peccato. Se fosse un idraulico, le avrei chiesto di passare da me. Ho anche io un documento da sistemare. E no, prima c'è la mia lavatrice, eh? E adesso portiamola di là, su. A pensarci bene, se ha perso i sensi, potrebbe essere incinta. Non sarebbe la prima volta. Capitava sempre anche la figlia della signora Carletti, quella del primo piano, quella che ha quelle tende gialle, orribili, un pugno nell'occhio, proprio. E poi una volta l'ho vista in una telenovela, sì. Forse bisognerebbe metterle un cuscino sotto le gambe. Ma dove siete? Le avete preso il polso? Prima pesamento, la sua vicina del piano di sotto. Un piacere qua.
Senti, allora toglimi subito questa scheggia, non voglio che mi vada in cancrena la mano, ma è vero. Te lo meriteresti. Oh, dai, Rosa, Rosetta, su, Rosuccia. Non mi chiamare Rosina, Dai, guarda, sta già addormentando tutta. Oh, non eri così preoccupato di trovare la tua Sandra? E dai, mettiamo da parte il rancore, no? Ci mettiamo una bella pietra sopra. So io dove te la metterei la pietra. Intorno al collo e poi ti butterei giù dal ponte Lambro. Non sarebbe igienico. È vero, potrei essere multata per aver gettato dell'immondizia nel Lambro. Mi togli questa scheggia, per favore, dalla mano? Va bene, poi però te ne vai e non ti fai più vedere per oggi, promesso? Promesso, va bene. Va bene, allora adesso tu aspettami qua, io intanto vado a prendere l'ago e le pinzette per le sopracciglia. Ci mancava anche questo. Intanto lei accompagni la signora fuori, per cortesia. Mi scusi, lei per caso è il signor Rallo? Sì, ma lei ha visto mia moglie. Oh, ma guardi che combinazione! Se dai caso che prende... Perché non torna a casa a guardare la televisione? Sono convinta che a quest'ora ci sia un prodotto interessantissimo. Non ce n'è bisogno! Ho un nuovo videoregistratore che mi ha regalato mia nipote che può registrare fino a 8 programmi diversi. Addirittura? Sì, così anche se sto fuori casa tutto il giorno, quando rientro posso comodamente guardare i miei programmi preferiti. Senza perdermi una sola puntata. Pure la tecnologia contro di me oggi. Aiuti a liberarmi da questa impicciona. Che male. Com'è che ci hai messo così tanto da dire prima, eh? Eravamo di là. Ah, e non è ancora finita la cosa, la riparazione? No. Però lui non è l'idraulico. Ah, è quello che ho sempre sospettato io. È un tecnico. Ma non so che mi spiegare. Ma smettetela! Sembra che oggi vi siete messi tutti d'accordo. No, poi scusa, fammi capire, voi eravate di là e la sua valigetta degli attrezzi è rimasta qui, non è strano? E allora? Scusa, e come fa a lavorare se tutti i suoi attrezzi sono qui? Ah, ma forse ho interrotto qualcosa. Basta! La lavatrice si è rotta. Ho la casa piena di gente che non si fa gli affari suoi e il bagno e il corridoio allagati. Eppure il mio soffitto. Eppure il suo soffitto. E che cosa c'entra il suo soffitto adesso? Si piove acqua dal soffitto. Addirittura. Questa scena mi ricorda un film in cui c'è che entrava proprio dalla finestra che da sulla terrazza prendeva tutti in ostaggio in pieno giorno e poi gente riscatto, compreso un volo per le Maldive. Basta! Fuori tutti! Alla mia mano! Arrangiati! E poi perché c'è il telefono staccato? Ero stufa di sentirlo suonare in continuazione e comunque non sono affari tuoi. Fuori! Che nuovi! Ma questo mi ricorda un'altra media! Oggi rispetto dalla lavatrice, guarda.
Capibaglio mi ha chiamato lei stamattina? Sono Rosy Minelli, 700804, la radice rotta a casa della Cato Stop. No, ma... è da due ore che cerchi di chiamare. Ma il telefono è sempre occupato. Ho pensato che fosse successo qualcosa di grave. Quindi ho chiesto informazioni all'azienda di telefono. Mi ha dato il suo indirizzo e eccomi qua. Sono venuto prima che è potuto. Scusi. Se lui è il tecnico, lei chi è? Io, ma... Scusa, pensavo che fosse suo marito. No! Ma perché, scusi? Beh, è vestito così? Vestito! Non tergiversiamo adesso. Lei chi è? Oh! Finalmente! E da quando sono entrata qui dentro che sto cercando di dirglielo! Me lo dica allora! Me lo dica allora! Me lo dica allora! Ah, come se fosse facile! Da quando ho messo piede in questo condominio di pazzi, mi sembra entrato in un manicomio! Me lo dica allora! Prima al telefono, sì? Pronto? No, non compro niente. Poi che le faccio vedere dalla lettrice. La signora. Poi entra la sua amica, inseguita dal marito. E lo dica allora, io voglio dirlo. Ma con la porta di Nantani vicino, che non apprezza la mia cravatta. E lo dica, subito, mica, ma cosa mai fare? E poi, quando sto per dirglielo, la sua amica mi viene addosso. Ma ancora la porta di Nantani! Arriva la vecchia rimbambita di dentro. Sono mica cari di qui, di là! Oh mio Dio, c'è un uomo alla finestra! E lo dico allora, io voglio dirlo, ma non lo vedete in onda, dico il tecnico! No, basta, basta, non ne posso più! Ma questo qui non si sente tanto. Sì, sì, appena adesso. Mi scusi, ma lei che cosa è venuto a fare qui? Sai, vestito così, secondo me, potrebbe essere un... Che cosa? Ma vai, ti devi dire che cosa è questo! Un macchiano? Già detto. Un piazzista? Detto anche questo. Un assicuratore? Mi spiace. Sono un po' di fantasia. Un medico corrotto. Arriva Nardi. Ma vai, mi dica lei cosa potrei essere. Questo qui non è normale. Sono maniaco. Ci mancava anche il maniaco. Mangolino d'oro! Oh. Ma sa che comincio a sospettarlo anch'io? In effetti è entrato in casa come se nulla fosse, lasciando che si notasse tutto questo equivoco e magari aspettando di rimanere da sola con me, anche adesso ha cercato di circuirmi, eh? Io? Sì, si è o non si è buttato ai miei piedi? Sì, ma... ci siamo con i monosillabi, eh? Senta, lei... Uno che si presenta in casa delle altre persone ci rimane tutta la mattina facendosi scambiare per un'altra persona e esprimendosi a monosillabe e poi tutto un tratto da dell'escadescenza, lei come lo definirebbe? Sì, ma veramente... Vabbè, io chiamo la polizia. Ecco, sì, questa è un'idea. Chiamate la polizia, sì, chiamatela! Così vi denuncerò per sequestro di pubblico ufficiale. Finalmente riuscirò a prendere il mio lavoro. Anzi, no, come dice il vostro vicino possessivo, vi farò causa! Pubblico ufficiale? Ma povera io, quanto so. Adesso lei mi dice chi è e che cosa è venuto a fare qui. Io sono un ufficiale giudiziario, io. E sono venuto qui da questa mattina per eseguire un pignoramento. A causa del mancato pagamento di questa fattura. E dire che in ufficio mi avevano detto che sarebbe stata una cosa facile, un lavoro mancato. Un pignoramento? Certo, tenga, questo è l'atto giudiziario. Guardi se non ci crede. Sarebbe stato meglio il maniaco. Ma se mi dici dove è la lavatrice, io toglierei il disturbo. È di là. Oppure, io sono sicura di averla pagata questa. Beh, allora vi faccio vedere questa ricevuta e io me ne vado, che non ne posso più. Mi lasci pensare, su. Hai la mia testa. Esatto. Ma che cosa ci fanno di qui? Lo conosci? Ma certo che lo conosco. Ma cos'è, lo hai fatto apposta per il bisogno di un altro tecnico? Lui non è un tecnico. E poi scusami, che cos'è che non deve aver fatto apposta? Come non
è? È un ufficiale giudiziario. Che vuoi rispondere, per favore? Ah, ecco perché allora è vestito in questo modo. Ma insomma, si può sapere da subito tutti contro il mio vestito? Nulla! Allora? Senti, vuoi rispondermi per cortesia? A cosa? Che cos'è che dovrei aver fatto apposta? Ma no, niente, ma qual è il problema? No, cara, non cercare di cambiare discorso adesso. La mia ricevuta. Senta, lei stia calmo. Vuoi dirmi per cortesia che cos'è che avrei voluto fare apposta? Ma prima, ma no, non mi sono sbagliata, che ho ancora la testa confusa, è veramente, e mi sono sbagliata. Senti, Mara, adesso mi racconti tutto, altrimenti io chiamo tuo marito. No, va bene, ok, ti dico tutto. La verità. Sì, la verità. Cosa vuoi? Me l'ho pensato sul posto per tutta la mattina. Vabbè, finalmente ha ragione. Lei è stato così tanto carino e gentile, io non avrei come ringraziato. Ma Sandra! Mamma mia, Rosa, ma come sei agitata? Dacci una calmata stamattina, eh? Io non sono agitata, sono calma, sono calmissima. Ti sembro forse agitata? Agitata? Ma certo che sono agitata! E per una ragione per la quale dovrei essere calma. Non immagini neppure che ho mattina passato. Tu, che hai avuto la brillante idea di venire qui a ubriacarti e addormentarti come un sasso sul divano, mentre qui capitava il finimondo. E tuo marito cercava di entrare dalla porta finestra infilandosi una scheggia nella mano. Marco è stato qui? Certo. Mi ha vista? No. Perché ti abbiamo portato di peso in camera mia. Ah, infatti, perché non ci sono andata da sola. No, cara, non ci sei andata da sola. Ti abbiamo portato noi. E adesso, vuoi dirmi per cortesia cosa sta succedendo fra te e Marco? Va bene, te lo dico. La verità. Sì, la verità. La verità? La verità! Lui! Sì, lui! Sandra, sì. Per una volta nella vita, vuoi spiegarti meglio? Ho avuto una relazione con lui! Vuoi spiegarti meglio, per favore? Più chiare di te dica di così? Anche te? Con lui! Lui! Sì. Praticamente, ho avuto una relazione con l'idraulico. E si dà il caso che sia lo stesso idraulico che hai chiamato tu per la lavatrice. Rispondono mai. Questa cosa che è successa a me ha detto il problema con il lavandino ed è stato l'unico che ha risposto alla mia chiamata. Però va bene, avere un problema col lavandino, ma da qui le basti in una relazione ce ne passa, eh? E che è stato tanto carino e gentile e bravo anche. Guarda, non ne ho il minimo dubbio. Questa poi, ma sì, ma Marco lo sa. Sì. Te l'ho detto questa mattina, è per questo che ha dato tutte le furie. Ma cosa ti giuro che è stata soltanto una scappatella. Anche perché hai visto come si è comportato quando mi ha incontrata, no? Ha fatto finta di non riconoscermi. Sono stata una delle tante. Quando il gioco è finito... Ecco perché quelle come me rimangono single. Fin quando ci sono in giro quelle come te, che se anche sono occupate si ricercano un altro. Che cosa stai dicendo, Rosa? Io ho cedato pure asilo, poverina, perché ti prendevo la vittima. Hai ragione, Marco, ad essere in collera con te. Vedi, io ho fatto anche la romanzina prendendo tutte le tue difese. Sai cosa sei? Sei una? Avanti, dillo! Troia! Caspita! Si ha detto lei! Offendimi pure se questo può aiutarti a sentirti meglio, ma...
gamba delle tue squille. Senta lei, se vuole ascoltare bene, però nessuno ti ha senso parere. Allora trovatemi in questa ricevuta e io me ne vado. Altrimenti farò una lista dei beni vendibili e poi metteranno tutta all'asta. Va bene, adesso gliela troviamo, eh? Non c'è bisogno di prendersela tanto. Ah, se tutti i casi miei fossero come questo, impazzirei nel giro di una settimana. Eppure io sono convinta di averla pagata quella fattura. Comunque non ricordo di aver mai stata ricevuta. E io cosa racconto domani in ufficio? Non lo so, si inventi qualcosa, prenda tempo. Ecco, ho un'idea. Perché non domani? Ma non se ne parla proprio! Quando esco da quella porta non voglio più mettere piede qua dentro, è spero di non vederli mai più. Ma non si potrebbe soprassedere? Cosa fa? Cerca di corrompermi. Ma hai sentito la vecchia, no? Tutti sono corrotti o corruttibili. Ma non concordo! Provatemi questa ricevuta, faccio mettere tutto all'asta. Non ho preso la seria io. Non mi presto a questi giochi. Ma nemmeno con tutti. Ma stanno ancora! Ma volevo una causa, volevo soltanto aiutare. Ma basta! Le mani! Grato! Vabbè, ma almeno posso intanto a cercarla? Sì, dai, diviamoci. Va bene, però fate presto, che ormai ho perso tutta la giornata e sono indietro con il mio lavoro. Un momento, e adesso con un po' di pazienza la troviamo questa ricevuta. Di pazienza ne ho avuta già abbastanza. Vi do 10 minuti al massimo. Poi completerò la mia lista. La lista? Quale lista? Faccia vedere. No. Ha poi il diritto di sapere sì o no quello che mi vuoi portare via? Ho fatto un elenco di acquisizioni e l'ho fatto. Parabutto! Piano con i paragoni, io sono venuto qui per lavoro, sa? Certo, pugnalandomi alle spalle! Ma io non pugnalo nessuno! Sto semplicemente facendo il mio lavoro! Già, come commercianti di armi! Brava, bella pensata! Ma cosa c'entrano i commercianti di armi con la sua ricevuta? Anche loro fanno semplicemente il loro lavoro, no? E hanno sempre la coscienza pulita! Brava, è vero! E scommetto che anche lui ce l'ha pulita, sì! Perché tanto non la usa mai! La mia coscienza non la si stare! Se non sbaglio è lei che è intorno, no? Io quella fattura l'ho pagata! Allora me lo dimostri! E io me ne vado sorvolando sul vostro tentativo di corruzione. Va bene, su, adesso ce la troviamo! Non preoccupatevi, non aprite la porta. Faccio io tanto ormai sono di casa. No, aspetta, perché? Se fosse Marco? Cioè, Sandra, ormai questa situazione bisogna chiarirla, no? E poi qui siamo in un locale. E inoltre abbiamo un infallibile esponente della legge pronto ad intervenire con la sua vendetta sfera. Non esageriamo con questa violenza. Ma guarda, ci troviamo di fronte a un pacifista che si nasconde dietro i codicilli. Che schifo. Beh, prima non ne facevo tanto schifo, Cosa c'entra? Era per una buona causa. E comunque io sono disposta a sacrificarmi per un'amica. Grazie, cara. Dovere. E comunque, mio caro, ogni lasciata è persa. Questo è disgustoso. Avrà pure perché comunque ha ragione lei. Questo è il suo marito. Se è mio marito, vorrà dire che lo affronterò e cercherò di risolvere la situazione. Ah, lo sapevo che Marco! Hai fatto cosa? Partigiana e bugiarda. Mi avevi convinto della tua innocenza e scopo che sei pure sua complice mezzana. Mezzana? Ti prego, lascia che ti spieghi. Ma come se ne va a dire mezzana? Ma spiegare cosa? Cosa vuoi spiegare? Non c'è niente da spiegare, è tutto fin troppo chiaro. Marco, ti prego, calmati. Spostati. Anche la mano, ricordami di far causa ai costruttori di questo rimando, che è un modo di corpo pericoloso. Va bene, Sgualdrina. E tu sei soltanto un imbranato, e pure cornuto. E certo, la tua migliore amica, no? Quella che fa tante prediche sulla morale,
Lasciate che ve lo dica, ma siete proprio una bella coppia. Lei mi aiuti ad alzarmi, per favore. Un momento, lo lasci! Oh. Adesso mi dici perché mi hai chiamato mezzana. Perché lo sei, ecco perché. Per favore. Ma come ti permetti? Mi permetto perché ne ho le prove. L'ho seguito, l'ho visto entrare. E quando mi avete aperto, ti ho colto in flagrante nella casa del peccato. E lei, per favore, mi aiuti, non mi lasci da solo in balia di queste due arpie. Ma lui lo tocca! Ma che cosa mi state dicendo? E questa sarebbe la casa del peccato? Certo, certo. E voi due andrete tutte e due all'inferno. Donnacce, che siete alte. Donnacce? Ci hai chiamato donnacce? E lei, lo dico per l'ultima volta. O mi aiuta ad alzarmi, o io la denuncio per omissione di soccorso e le faccio causa, ecco. Ma c'entro io? C'entra, c'entra, se ne sta lì senza far niente, mentre queste due mi massacrano. Lei è peggio dell'ONU. Perché l'ONU? L'ONU, voi fighettini, Non tutti uguali a qualsiasi livello. Appena state lì, non fate niente, lasciate che gli altri si scambino e aspettate che il più forte imponga la sua legge. Sì. Ma non è il mio caso, io... Cosa parla? Non è il mio caso. Io mi sento come uno di quei paesi del terzo mondo, abbandonato da tutto. Ma oh, Marco, ti prego, piantala, Meriteresti che ti lasciassimo lì. Piantala tu. Piantala tu piuttosto, bugiarda, che non sei altro. Adesso mi vorresti negare che non sei venuta qui per incontrarti in segreto con il tuo amante. Con chi? Con lui! Nasconde neanche, Luigi ha ragione. E poi che cosa è venuto a fare qua se non è venuto per incontrarsi con te? Ma l'ho chiamato io! Facciamo anche i giochini a te. Bravi, ma è questa la lavatrice! Ma inventagli un'altra. Questa scusa l'hai usata tutta la mattina per il tuo amico Cosoli. Lui non è il tecnico della lavatrice. Ma guarda, adesso non è più il tecnico della lavatrice, Bugiardo pure lui. Ah, proprio un bel assortimento qui. Ma mi lasci spiegare. Stai zitto lei, che con me ha perso ogni possibilità di recupero. Guardone! Se te lo fa di giocare a te, che cosa può essere? Ma come si permette? Lei è venuto qua in anticipo perché sapeva che loro tre si sarebbero incontrati a quest'ora. E poi vestito così, che cosa potrebbe essere se non un guardone? Ma come è vestito? Senti Marco, io non lo so se sia il guardone. Ma non è proprio per questo. No, brava, difendi tutti tranne che me. Brava. Non lo sto difendendo. E che cosa stai facendo allora? Me lo dici? Ascoltami Marco, quest'uomo è un ufficiale giudiziario. Ti fuochi d'artificio, ci mancava solo questa. Certo che la fantasia della signorina... No, della signora Rosa Binelli non ha confini, Senti Marco, quest'uomo è veramente un ufficiale giudiziario. Inventa Marco, te lo giuro. E tu cosa giuri? Cosa giuri? Non abbiamo mica finito di fare i conti di te. Senta, glielo dica lei per favore. Dimostra un documento, qualcosa, per cortesia. Va bene, ok, è un ufficiale giudiziario, va bene. Ma questo non giustifica la sua presenza qui. È qui per la lavatrice. No, scoperta la causa del guasto. Io ti prego, maledetto, mi piace. Lasciate. La testa, maledetto, dove? Ma io ti faccio, vai via, io ti faccio causa, sì, e anche a te che mi hai fatto lo scambietto, ti faccio causa anche ai costruttori del palazzo, di questo pavimento, e anche alla padrona di casa, e anche a lei, sì, che non ha potuto aiutarmi, io faccio causa a tutti, sì, faccio causa a tutti. E mi farò dare un rimborso miliardario. Certo che sei proprio un bel tipo tuo, Non preoccupatevi per me, Eccomi qui, ho fatto prima che potevo, ma cosa succede qui?
Buongiorno. Lei chi è? Dottor Paolo Pisetti, medico di famiglia. Lei piuttosto? Io sono... No. Non mi metti. Mi lasci indovinare? Sarà per caso... Per favore. Un giornalista. Assolutamente raccontare un episodio curioso che mi è appena successo qui vicino. Si occupa di cronaca lei, vero? No, parole. Ometterò i nomi, giusto per mantenere il segreto professionale, ma è un episodio che è successo proprio in una palazzina qua vicino. Per favore, non vedete che sto parlando con la stampa. Ma non potrebbe venire solo un attimo? Che male, Questo sarebbe il caso urgente. No, il caso urgente si è risolto e nel frattempo se ne è creato un altro. Capisco. Beh, non morirà di certo, signora. Finché si lamenta vuol dire che è vivo. Non ha perso i sensi, vuol dire che abbiamo ancora un po' di tempo. Finisco giusto di raccontare questa piccola disavventura alla cronaca che sarà scritto da lei la sistemiamo. Ma io gli faccio caso. Stavito! Mi sono trovato a giudicare le ferite alla testa di un uomo per... un gatto che gli è caduto sul capo. Dove sta il fatto curioso? Il fatto curioso è che il gatto gliel'ha lanciato sulla testa una vicina di casa dopo una banale lite condominiale. Lei non ha idea della fantasia e della cattiveria che ha raggiunto durante le liti di condominio. Ma poveretto! Ma non si preoccupi, sono ferite guaribili in una settimana. No, io intendevo il gatto. Ah, ma per quello non si deve preoccupare. I gatti hanno 7 vite. Oh, guarda, non come certi uomini, eh? Ma a proposito, cosa ci fa qui tutta questa gente? Sangue! Ma c'è un ignoratore, eh? Ignoratore? È quello che è. Ma non è un giornalista? No. Allora la mia storia non la pubblica nessuno. Credo che questa volta non la pubblicherà proprio nessuno. E io gli ho raccontato tutta questa storia per niente. Sì, dovrà tornare a fare il medico. Io devo cercare la mia ricevuta. Ma signora, volevo dire. Ma stai zitto! Stai zitto tu, insieme come di moglie altrui, abbiamo ancora un punto in sospeso, io te. Sì, aia. Che male. Sollevatemi le gambe. E stia zitto se non ne devo fare un'iniezione di calmante. Sì, il calmo, ma non è mica finita, non è mica finita. Abbiamo ancora i conti da fare anche con te, Sandra. E stia attento, stia attento. Di stare calmo. Oh, con ste mani. Il mio lavoro qui l'ho finito. Ah sì, guarda, e te lo faccio finire io. Ma adesso basta. Cosa mi ha fatto? Oh, niente, giusto una piccola punturina, un piccolo calmante, almeno se ne sta tranquillo per un po'. Signor, prima di andarvene volevo dire che qua sei stato casato in questo foglietto. Hai intasato il film. Un foglietto? Ti faccio vedere? Dove mi trovo? Ma è lei! Oh, grazie! Lei mi ha salvato 2 volte, guardi la ricevuta, è lei! Sì, c'è, la ricevuta. Ma bentornato, ma come si sente? Saprei, ma cosa è successo? Ma sarà stata l'emozione, no? Forse un po' di stanchezza. Ora ricordo, il sangue. No, sto bene, dato che soltanto una mano sola. Faccia piano, non sia fatico. Ma non ho faticato, come sono fuori di qui, ma non ho faticato. Allora, arrivederci, la manderò la fattura. Sì, e comunque, grazie. Prego. No, aspetta. Allora è proprio finita. Non so di cosa stia parlando. Già, vaneggio, no? Ma tante smancerie, tante galanterie. E poi ho ottenuto quello che volevate. Grazie, è stato bello. Quando dite grazie, perché delle volte dite neanche quello. Sei proprio uno stronzo, io ti odio. Ma senti. Ah, sì. Siamo tutti e due adulti, c'è stata un'avventura, giusto? Cioè, praticamente è colpa nostra, no? Ma sparisci, ma non farti più vedere, ma io non voglio più, ma vai! Sei ancora qui, vai! Allora, il mio lavoro qui è finito. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Dov'è? Beh, direi che qui la situazione si è normalizzata.
Tutto a posto? Se il suo amico dovesse sentirsi ancora male, mi chiami pure. Si tratta solo di una ferita superficiale. Con un po' di ghiaccio andrà via tranquillamente. Ma a proposito, come siete procurata? Ma è caduta, ha sbattuto la testa sul pavimento. E come ha fatto? Ah, no, è inciampato, zoppicava, gli faceva male il piede. Ah, pure il piede? Sì, era inciampato. Una mattina tranquilla. Senta, se dovesse avere dei dolori, via, tranquillamente una di queste cose. Ok, va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ne avrò di cose da raccontare. Eppure io, ma da domani mi sa che mi prenderò una lunga vacanza. Se n'è andato? Sì. Beh, perché fai quella faccia? Non era quello che volevi? Certo. Certo. Beh, allora io vado, eh. No, aspetti, prima mi aiuti a portare di là mio marito. E se si sveglia? Non credo proprio, mi sa che dormirà ancora per un bel po'. Ehi, faccio caldo. Sì, ma la Marina ha rovesciato il caffè su una pratica della filiale e abbiamo dovuto ripetere.
fare tutto il lavoro. Come ti invidio tu che sei a casa. Scommetto che hai passato tutta la mattinata sul divano a guardare la TV. Beata te che hai deciso di fare la casalinga. Eh già, che noia far la casalinga. I miei ringraziamenti agli attori che hanno fatto un ottimo lavoro, quindi siamo un gruppo amatoriale che questo lo facciamo nel nostro tempo libero, poco tempo libero, quindi si sono impegnati tanti, quindi hanno fatto un ottimo lavoro, grazie. Volevo anche ringraziare Gils, la presidente del Gils che è qui, la signora Garbagnati Crosti, grazie per essere venuta, anche con Luigi Imbenella, grazie per quello che avete fatto prima alla cassa. Poi, come avete visto, due persone sono apparse all'improvviso sul palco, Domenico e Fiore, che ci hanno dato una mano con la suggeritrice, il grandissimo portatore del sipario. Poi ci sono i nostri tecnici, quindi la nascoste, no, Guido e Beppe, grazie. Quindi grazie anche per Matteo che è venuto a fare le foto, grazie a Raffaele che sta facendo il video. E soprattutto grazie a voi che siete venuti qui per vederci per una buona causa. Quindi è bello vedere che siamo riusciti a riempire abbastanza qui per fare un buon incasso per quello che è veramente una buona causa. Quindi grazie a tutti voi. Buona serata.